Ciao, io sono Giorgio, sono di Bari, sono di formazione architetto, ma dopo essermi laureata e abilitata ho iniziato ad occuparmi di processi sostanzialmente che hanno a che fare con la rigenerazione urbana e l'innovazione sociale. Da un paio d'anni collaboro con la Capagrossa Coworking, che è un progetto di coworking comunale a Ruvo di Puglia. Oggi è una giornata di svolta perché bisogna iniziare a guardare, diciamo, agli output, anche se il processo è sempre la parte comunque più affascinante di tutte. Pian piano stiamo cercando di arrivare ad una sintesi, quindi di rendere fruibili, leggibili anche da persone esterne le mappe, perché in particolare nel gruppo di Z Debugging abbiamo utilizzato molte mappe. Il confronto è sicuramente la base di XYZ, sul dialogo si fonda tutto quello che stiamo facendo. Il dialogo è uno strumento che utilizziamo sempre, ma allo stesso tempo diciamo, bisogna educarsi al dialogo, bisogna saper ascoltare gli altri e saper trovare una sintesi dei propri punti di vista per permettere comunque agli altri di continuare ad esprimersi. La questione è appunto riuscire a facilitare questo processo e quindi provare ad intervenire quando alle volte ci si perde su certi temi che comunque sono di fondamentale importanza in realtà per capire la scuola, provare a raggiungere una sintesi che ci permetta di andare avanti verso, diciamo, una nuova progettualità.